Il 5 novembre si correrà una delle maratone più famose al mondo, la New York City Marathon. È una maratona molto amata anche dal popolo dei runners italiani, un popolo che è in crescita esponenziale. L'anno scorso, 39.098 runners hanno terminato almeno una maratona. E i numeri sono in crescita anno su anno, e questo forse, almeno per l'anno scorso, è dovuto anche all'enorme crescita del popolo delle runners donne, che sono aumentate dell'8%. Un modo per tenersi in forma, per vedere anche nuovi posti e per avere uno stile di vita più sano. E allora abbiamo pensato di invitare con noi Roberto Albanesi, che è il direttore di questo sito molto famoso e molto frequentato, albanesi.it, è autore di molti libri sul well-being, un metodo per unire una corretta alimentazione, un corretto stile di vita, anche un approccio psicologico che vedremo insieme, per non solo riuscire a portare a termine le maratone, ma anche per vivere bene. La ringraziamo per essere qui con noi e partiamo subito con una prima domanda che mi sta a cuore. Secondo lei, perché è così aumentato il numero dei maratoneti, di chi si mette a intraprendere una maratona o una mezza maratona? Allora, innanzitutto grazie di avermi dato l'opportunità di parlare di corsa e di maratona, soprattutto perché è uno degli argomenti che, la corsa, che ritengo fondamentale per fare un'attività fisica in modo semplice che, come detto, possa inserirsi nel miglioramento della qualità della vita. Perché è aumentato il numero delle maratone? Allora, innanzitutto ci sono, oserei dire, ragioni un po' storiche, nel senso che la maratona, come i 100 metri, paradossalmente sono due distanze che nel panorama olimpico sono agli estremi, però sono quelli che nell'immaginario collettivo suscitano le emozioni più forti. Basta pensare che, ad esempio, tutti o quasi tutti hanno sentito parlare di Dorando Petri che nel 1908 alle Olimpiadi di Londra, a 200 metri al traguardo, quando ormai era vincitore, è crollato. Quindi la maratona è stata fin da allora vista come qualcosa di eroico, di epico, e questo ha smosso nella popolazione anche il desiderio di provarci, ovviamente. Tra l'altro, tutti sanno chi è Dorando, tutti, diciamo, molti conoscono Dorando Petri, ma nessuno sa chi ha realmente vinto poi quelle Olimpiadi. Per dire come un fatto in sé, tra virgolette, tragico, possa aver dato importanza ad una distanza come la maratona. Quindi sicuramente i media hanno avuto un apporto fondamentale a amplificare l'aspetto, sì, direi proprio epico della gara. E quindi molte persone vogliono provarci perché è sfidante, è un obiettivo che non è impossibile, ma è sfidante. Molte persone provano, ci provano, molti mollano ed è comunque sfidante e impegnativo. Ma quindi quali sono i prerequisiti per iniziare a correre? Quali sono appunto le caratteristiche che lei consiglierebbe o sconsiglierebbe a qualcuno per iniziare a correre? Sicuramente la prima cosa è la visita di idoneità medico-sportiva, nel senso che qualunque persona sana può correre una maratona. La visita medico-sportiva identifica proprio delle patologie che sono nettamente contrarie diciamo, alla Quali pratica sono della corsa. le Beh, patologie? quasi sempre, tra virgolette, sono patologie, non sono patologie delle quali si può discutere, che sono comunque, che ostacolano la pratica della corsa, ma sono patologie proprio invalidanti. Cioè una persona che ha ad esempio una patologia cardiaca, è ovvio che non Non è può, consigliabile. anche se alcuni infartuati hanno corso la maratona di New York, per dire, però l'hanno fatta sotto controllo medico. Quindi ovviamente
diciamo che le patologie che sono bloccanti per la pratica della corsa sono patologie che comunque richiedono un'attenzione anche al sedentario. L'altro punto critico è il sovrappeso, nel senso che troppi runner danno un'importanza esagerata all'alimentazione, però se si gestiscono un attimo le statistiche a livello professionistico, si vede che non esiste un modello alimentare in grado di assicurare dei miglioramenti cronometrici. Ce ne sono diversi. Sostanzialmente, ricollegandomi al discorso dell'alimentazione, non è tanto importante il modello alimentare quanto evitare il sovrappeso. Per sapere se una persona è sovrappeso o no, esistono questi indici. Il più famoso è l'IMC, l'indice di massa corporea, che è dato banalmente dal peso in chilogrammi diviso l'altezza in metri al quadrato. Quindi tipicamente una persona che è alta 1,70 m e ha un IMC di 20 vuol dire sostanzialmente che pesa attorno ai 58 kg. Facendo questa semplice divisione si capisce qual è il proprio livello di sovrappeso e quindi anche... Beh, una persona così non è in sovrappeso. No, infatti, stavo dicendo che l'IMC in un certo senso è correlato alla distanza che una persona può correre senza problemi. Nel senso che una persona che ha un IMC di 25... È diverso tra uomo e donna, esatto. C'è differenza? Ci stavo arrivando, nel senso che la donna dovrebbe avere un IMC di 2 unità inferiori, cioè un 20 per un uomo corrisponde a un 18 per una donna, un 25, un 23 e così via. Anche se molte tabelle nutrizionali, e questa è un'assurdità che però non è ancora stata sistemata, non fanno differenza fra uomo e donna. È corretto che questo IMC dovrebbe essere al di sotto del numero 27 per gli uomini e al di sotto del numero 25 per le donne? Come ho detto prima, 27 e 25 sono due limiti che praticamente abilitano alla corsa. Per la maratona il discorso è diverso, perché più si allunga la distanza, io ad esempio se una persona vuole dedicarsi alla maratona dovrebbe avere realisticamente un IMC inferiore a 22 o a 20 se è una donna. Questo non tanto per la distanza in sé, quanto perché la maratona è forse l'unica prova che non si può correre senza un buon allenamento. L'allenamento vuol dire fare tanti chilometri, per cui se la persona è in sovrappeso aumentano le probabilità di infortunio. Quindi in teoria anche una persona che ha un IMC di 27, se un uomo può correre una maratona, ma le sue probabilità di infortunarsi durante il periodo dell'allenamento sono molto alte. E quindi alla fine, come vedremo magari più avanti, siccome per me correre non può essere disgiunto dall'attenzione alla salute, io lo sconsiglierei sostanzialmente. Era lì che volevo arrivare. Lei è anche teorico del well running. Mi può spiegare di che cosa si tratta, che così riusciamo a capire, agganciandomi un po' a quello che stava dicendo? Il well running è un termine che ho creato per far capire che la corsa, ci sono tanti modi di correre. Secondo me il modo più corretto è quello di correre aiutando la propria salute. Quindi tipicamente il well runner pone come massima distanza la maratona. Io sono abbastanza, diciamo, non favorevole all'amatore che corre le ultramaratone, che sono cose da professionisti. Quindi l'altra attenzione è che si può correre se si è allenati. Se non si è allenati è meglio scegliere una distanza più breve oppure seguire un processo di gradualità di approccio alla corsa che faciliti, come dire, proprio faciliti anche il piacere di correre, perché essere infortunati un giorno sì, un giorno non è il massimo. Poi la corsa deve servire anche per controllare il sovrappeso ed è una delle armi più forti, quindi automaticamente si lega col discorso di alimentazione. Quindi il well running dà una serie di indicazioni per aiutare la propria salute. Lei sostiene che la corsa è la madre di tutti gli sport.
E cosa diciamo per poveri gli altri che praticano altri sport altamente performanti comunque? Cioè, sì, nuoto, ecco, pallanuoto, cioè sport estremamente faticosi. Diciamo o... che questa locuzione può essere spiegata molto semplicemente. Innanzitutto la corsa è uno sport che può essere praticato fino in tarda età, a differenza di altri sport. Sì, lei nel libro dice correre per tutta la vita. Tutta la vita, cioè, quindi ci sono anche dei novantenni che hanno corso la maratona, per dire, sì, e sì, l'hanno sì, finita. È vero. Non sono tantissimi, però comunque no, però ci sono. Quindi sicuramente è uno sport che abbraccia tutta l'esistenza della persona, mentre altri sport, ovviamente, pensiamo al rugby, che è un bellissimo sport, però a causa del traumatismo è difficile che la persona di 50-60 anni possa giocare ancora a rugby. Il secondo punto è che per molti altri sport la corsa è comunque un fattore allenante. Il terzo punto, ci sono altri sport bellissimi come il nuoto oppure il ciclismo, che in teoria potrebbero non essere interessati alla corsa. Il problema è vero soprattutto per il professionista. Per l'amatore entra in gioco un altro parametro fondamentale, che è il tempo. Per avere un grado di salute, ad esempio praticando ciclismo, è necessario impiegare un numero di ore che è circa triplo rispetto a quello che si ha per la corsa. Quindi un buon rapporto prezzo-prestazioni, esatto, anche in termini forse di attrezzature. Attrezzature, poi per correre basta un paio di buone scarpe da corsa. Anche se ormai è diventato un business pazzesco, sì, anche sugli strumenti, sì, lì io sono... il controllo dei tempi, GPS, oppure le scarpe super performanti, come tutte le cose poi diventa anche un po' una moda. Io ad esempio uso rarissimamente il GPS per correre, perché corro sempre sui stessi percorsi, sono tutti misurati, quindi alla fine ci sono persone che perdono più tempo ad analizzare l'allenamento al computer che non a correre. Alla fine la strumentazione diventa un surrogato della corsa. La scarpa però fa la differenza. La scarpa fa la differenza. Sicuramente sì, la scarpa vale la pena di investire. Sì, sì. Quali sono gli aspetti fondamentali sia nell'allenamento che poi nella pratica da tenere presente per chi decide di correre? Fondamentalmente la gradualità. Infatti tutti i programmi per principianti seri sono graduali e ci vuole realisticamente anche lo stesso approccio alla maratona. È assurdo che una persona corra la maratona senza aver prima provato delle distanze intermedie, tipo i 10 km, la mezza maratona. Perché ho visto che dal libro anche l'inizio degli allenamenti sono molto graduali, certo, molto molto graduali, certo. Quindi le varie fasi che lei indica sono abbastanza alla portata di un principiante. Infatti in teoria tutti riescono a superare un famoso test, che è quello di correre 10 km in un'ora. Il famoso test del moribondo, che avendolo letto mi ha lasciato un po' così come nome. Perché il moribondo? Perché la locuzione vuole essere sfidante. Ah, ecco, appunto. Nel senso che infatti è uno dei test che ha avuto più successo, perché le persone pensano che sia facile alla portata di tutti, perché già dire correre una maratona, molte persone lo abbandonano, perché obiettivamente ci vuole tempo per prepararsi. L'obiettivo è molto distante. 10 km invece è una distanza alla portata, diciamo, di tutti. La gradualità passa attraverso proprio anche le diverse distanze che possono portare alla maratona. Per il runner evoluto, quello che ha già corso diverse maratone, il pericolo più grave è sempre quello di sopravvalutarsi, di voler migliorare all'infinito. Questo è un pericolo gravissimo, tanto è vero che se si analizzano le maratone dei professionisti, l'intelligenza di corsa si vede da come la persona ha corso la seconda parte della maratona, la seconda metà, che normalmente è uguale o più veloce della prima. Negli amatori succede il contrario. Nel 90% dei casi la seconda parte è molto più lenta della prima. Il che partono vuol dire a razzo e poi non hanno più niente da dare. Sì, che o l'allenamento non è stato ottimale oppure si è sopravvalutato. E questo è uno, anche qui aumentano le probabilità di infortunio, aumenta anche il senso di delusione che si può avere se non si è raggiunto un obiettivo. Bisogna capire che ognuno di noi ha dei limiti e questi limiti non vanno
sfidati ma sempre con molta intelligenza. Ecco, un aspetto che mi interessava molto è l'aspetto mentale. La corsa ha anche una componente mentale molto importante, soprattutto nella maratona. C'è il muro tipico appunto che si verifica durante la maratona e nel suo libro leggevo che il carburante a un certo punto siamo solo noi, la nostra tenuta. Bisogna intendere il termine carburante dal punto di vista fisiologico. Ognuno di noi ha dei limiti nel carburante. La principale benzina per chi corre la maratona sono i carboidrati. Poi l'allenamento può aiutare a bruciare anche una parte di grassi, infatti si parla di potenza lipidica del soggetto allenato perché riesce ad avere un'altra benzina a disposizione. Fatto salvo che tutti i biochimici sanno che i grassi non bruciano solo se ci sono i carboidrati. Quindi quando sono finiti i carboidrati si incontra il terribile muro, che è quello che ha incontrato Dorando Petri a 200 metri dall'arrivo, e praticamente o si barcolla, si inizia a camminare o non si riesce comunque più a correre. Quindi l'aspetto mentale è fondamentale soprattutto per avere un equilibrio nella corsa, per capire i propri limiti. Ad esempio, sempre citando l'esempio di Dorando Petri, al 38esimo chilometro lui superò un altro che aveva incontrato il muro, che allora era in testa, e galvanizzato dall'essere in testa ha corso dal 38esimo al 41esimo chilometro un ritmo pazzesco. Se si fosse accontentato di semplicemente di correre leggermente più forte dell'altro, che ormai era la frutta, sarebbe tranquillamente arrivato e avrebbe vinto le Olimpiadi. Questo per dire che l'equilibrio mentale è fondamentale, come in tutte le cose, però nella maratona conta molto di più, perché il risultato dipende moltissimo dal non superare i propri limiti, ma nello stesso tempo da non essere troppo conservativi. Quindi praticamente la mente serve per ottenere il meglio da se stessi. Ecco, io terminerei con una domanda, se mi permette, un pochino più frivola, però vedo che è un argomento trattato all'interno del suo libro. Maratona e turismo. Ci dà qualche consiglio per gestire comunque il fatto di partecipare a una maratona con la volontà e comunque anche il piacere di visitare la città che è sede della maratona, soprattutto anche in funzione degli accompagnatori, che solitamente sono molto penalizzati. Se non sono maratoneti sono molto penalizzati. Chiaro. Qualche consiglio? Ma allora, innanzitutto, le maratone per fortuna vengono di solito organizzate in posti abbastanza piacevoli, quindi grandi città, località turistiche, eccetera. I consigli sono sostanzialmente due. Il primo è quello di non scegliere la località in funzione delle sole esigenze turistiche. Ad esempio, andare ad Atene nella maratona, con una maratona con 32 gradi, o si è professionisti o è un suicidio. Quindi infatti, ad esempio, anche New York la organizzano a novembre, che non sarà la stagione migliore magari dal punto di vista climatico, però consente ancora comunque di fare un buon turismo e di correre una buona maratona. Quindi sceglierla in base alla stagione, però pensando alla corsa non più che al turismo. Il secondo consiglio può sembrare banale, ma di solito conviene fare turismo dopo aver corso la maratona, quindi tipicamente non prima. Non si può passare la giornata precedente alla maratona facendo chilometri e chilometri in giro per la città. Quelli oltreoceano, anche col fuso orario, comunque è un elemento da tenere presente, no? Sì, purtroppo sì, nel senso che comunque bisognerebbe, tipicamente chi corre a New York e vuole fare corse e turismo dovrebbe prendersi un periodo di 15 giorni. Esatto, almeno. Questo per ottimizzare. Anche per l'ampiezza e la bellezza della città. Sì. Quindi ringraziamo Roberto Albanesi per essere stato Grazie con noi, per tutti i consigli che ha dato a noi e ai nostri ascoltatori. E per chi volesse approfondire, i due libri di Albanesi sono Manuale completo della corsa e Manuale completo della maratona, che sono molto molto specifici, molto circostanziati, e ci sono un sacco di consigli. Grazie.